esperienza in divenire, che è quella della moneta di Nantes. Noi in Abruzzo abbiamo avuto in realtà una piccola esperienza locale con il professor Auriti di questo SIMEC di Guardia Greve, che però insomma probabilmente proprio del mancato ancoraggio ad una economia monetaria un po' più rilevante ha avuto anche questo mondo. Invece la moneta complementare nasce anche da qua con un ancoraggio preciso, Franco Svizzero in questo caso, e come anche il BT e credito che sta lanciando BT e banche nasce con un ancoraggio preciso all'euro come valuta di riferimento. Allora ovviamente cerchiamo di capire che cosa succede dall'altra parte delle Alpi con questo progetto in divenire di Nantes, un progetto al quale guarda con grande attenzione quello che adesso è diventato il nostro principale partner nelle partite importantissime che si giocano in Europa, dire il presidente francese Hollande. Quindi professor Amato ci dà questa opportunità di cogliere questo scenario che si apre e quanto in realtà la Francia ci crede, quanto ci possa magari un giorno credere anche l'Italia. C'è bisogno che io presento ulteriormente il professor Amato, il filosofo, professore delle storie delle crisi finanziarie, autore di questo libro appunto, insieme a Fantacci, questo libro che ha un po' determinato ad entrambi questa tipica di arenici della scienza monetarista in Italia e in Europa. Prego, professor Amato. Buonasera a tutti, grazie a coloro che mi hanno invitato, grazie di essere qui. Luca vi ha messo sul tavolo gli elementi essenziali per la riflessione sulle monete complementari. In maniera complementare io quello che posso fare è raccontarvi un esperimento, quindi un modo di funzionamento e un processo di costruzione di questo modo di funzionamento, quindi come il progetto di Nantes, a cosa mira il progetto di Nantes e come stiamo cercando di realizzarlo, per appunto provare, rispetto al fatto che si diceva che i filosofi sono astratti, di calare nel concreto diciamo, le questioni che sono state sollevate. E proprio per essere concreto farei solo una piccola premessa, spero di non offendere nessuno, ma forse vale la pena che in breve dica come funziona la Camera di Compensazione, quantomeno la Camera di Compensazione che abbiamo pensato a Nantes e che è stata pensata da Virra e da altre imprese. Il problema è semplice, si tratta di fare a meno di comprare e vendere moneta per pagarsi. Allora, se io ho da comprare qualcosa da e non so, i casi sono due, o io non compro più, non vende però, oppure lui accetta di vendere senza farsi pagare, cioè riconoscendo, cioè io devo riconoscere che ho debito nei suoi confronti e che lui ha un debito nei miei confronti. La cosa si fa da un sacco di tempo, si chiama cambiare, voglio dire, non pago adesso, pago tra 3 mesi, pago quando posso. Quindi finché il rapporto fra me e un amico è un rapporto bilaterale che può essere gestito con una comunità. Dopodiché la cambiare cosa dice? Pagherò se ce la faccio. Pagherò tra 3 mesi, l'unico amico deve aspettare 3 mesi, oppure se la fa scontare in banca, che però ha il suo sconto, eccetera, eccetera. Supponiamo invece di essere una camera di compensazione. Il rapporto con un amico è lo stesso, lui mi vende qualcosa, io non lo pago. Ha un credito, ho un credito. Ma questo credito per lui è immediatamente liquido, nel senso che queste 100 unità di conto ancorate all'euro, questi 100 euro dominati di unità di conto, li può spendere presso la casa della Cipria, che è il suo fornitore, io sono cliente, lui è amico, fantastico fornitore. Quindi farà semplicemente un bonifico e pareggerà il suo bilancio, aveva un credito di 100, ha speso 100 e ha zero, non ha più nulla. Però ha venduto e ha comprato, quindi dal punto di vista dell'economia reale adesso lo sarà la carta di credito che, diciamo così, nell'esempio specifica per cui ha proprio bisogno di spendere con me. Cioè io ho delle cose, delle merci e a metà ci interessa. Quindi 100 torneranno a me e pareggeranno il mio debito originario, ma in che modo io pagherò il mio debito? Non pagando dei soldi a un amico, ma dando delle merci a un fantasci. Tutti abbiamo scambiato, tutti siamo più ricchi perché abbiamo venduto le merci, abbiamo prodotto, abbiamo comprato 300 che hanno bisogno, abbiamo fatto PIL per 300, di fatto, 100 io, 100 il mio amico, 100 Luca Fantacci, e la moneta non c'è più, a proposito di creazione e distruzione di moneta. Questo è il principio di una camera di compensazione. Altre fa ridere, perché bisogna proprio che veramente il caso ci benedica, perché
che se invece le 73 sono 300 o 3000, la probabilità di un cerchio si chiuda. Allora, possiamo soltanto fare questo. Una data di compensazione, lo vedo subito, che coinvolga in prima battuta le imprese, in seconda battuta l'amministrazione pubblica, in terza battuta i lavoratori, in quarta battuta anche il mondo associativo delle non profit. Vi racconto una storia, poi vi dirò meglio come funziona il sistema, ma una volta che avete capito il funzionamento della data di compensazione, vedete com'è difficile immaginare la sua, diciamo, un suo ampliamento a più lavoratori. Bisogna vedere perché è avuto sfortuna. Luca l'ha già detto, una multa complementare ben fatta non è un rimedio da disperanti nei confronti di una crisi disperante, è qualche cosa che forse se fosse stata adottata prima della crisi, la crisi non l'avrebbe creata. Quindi è veramente un altro modo di concepire la finanza. E da questo punto di vista è vero che Nant alla moneta complementare ha pensato ben prima della crisi. La decisione di muoversi in questa direzione è nel 2005, quando nell'agenda 21 di Nantes, quindi della Congregazione dei Comuni Nantesi, si decide di andare in risolvere una moneta complementare. E Nantes non è una città in crisi, in qualche modo neanche adesso, paradossalmente, diciamo, il territorio del dipartimento di Nantes è il territorio francese che meno risente della crisi. E che non risente della crisi perché ha una forte struttura cooperativa, perché, diciamo, le imprese si parlano tra di loro, il pubblico parla con il privato, c'è una certa concentrazione sociale. È il modello, diciamo, anche un sindaco di Nantes, quando si decide di passare con il progetto di adesso per il ministro. Le due parole chiave qui sono molto semplici, che hanno in mano questo progetto. Concentrazione, una parola che in Italia si comincia a una certa difficoltà, insomma, concentrazione e apertura. Quindi, altro che il meccanismo, quindi un grande metodologia.